Radio Radicale, siamo col vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri davanti a Palazzo Madama, dove questa mattina, come avete potuto vedere poco prima delle 8, c'è stato questo assalto di ultima generazione. Un assalto grave, il precedente attacco qui a Roma era avvenuto al Museo del Corso durante la mostra di Van Gogh il 4 novembre. Allora, è preoccupato da questa escalation che tocca le istituzioni dopo le grandi opere d'arte? Ma è una forma di idiozia, perché sarà pur vero che sono vernici lavabili e vediamo come stanno già ripulendo Palazzo Madama, che è comunque un monumento, adesso al di là della funzione pure importante. Un monumento del 1400. La sede del Senato è uno dei tanti palazzi che hanno un valore storico e culturale. C'è questa forma di idiozia dove per difendere l'ambiente si attaccano opere d'arte, musei, monumenti, palazzi. Tra l'altro costringendo poi a delle misure di protezione, perché al di là delle persone non è questo il tema, ma i luoghi sono importanti, non è che si può sapere se poi il tipo di attacco creerà un danno o meno. Pensi poi soprattutto ai quadri, dove anche un prodotto, come dire, non devastante può creare dei danni maggiori, quindi già si parla di vetri, di protezioni. Quindi questi autentici idioti, per difendere l'ambiente, costringono a spendere, anche sotto il profilo, bisognerebbe fare un calcolo, sotto il profilo del CO2 e dell'inquinamento, quanto le conseguenze che innescano in termini di tutela di un patrimonio artistico e culturale che va tutelato, non stiamo parlando delle persone, l'inquinamento che causano. Quindi sono dei perfetti idioti. E devo dire che io faccio un emendamento, avrei preso queste persone e gli avrei fatto pulire a loro il palazzo, come sanzione. Io da tempo sostengo, da tempo immemorabile, che spesso per atti di vandalismo, di teppismo o di microviolenza, la sanzione più efficace sarebbe, non so, i tifosi che fanno a cazzotti allo stadio, lavate 50 autobus del proprio comune. Sarebbe una punizione molto più afflittiva di 48 ore in cella, e forse valeva la pena anche qui di mandarli con il getto d'acqua a fare un lavoro di pubblica utilità, a maggior ragione avendo creato loro stessi, diciamo, il danno. E quindi alla fine sono anche degli inquinatori, quindi idioti al cubo. Senta, domani si riunisce il Consiglio di Presidenza del Senato. Questa mattina il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha detto dobbiamo studiare un piano per, insomma, difendere questo palazzo che, lo ricordiamo, si trova di fronte, cioè, su un'arteria importante di Roma, che è Corso Rinascimento. Ma la sicurezza dei palazzi è un dovere nei confronti delle istituzioni, nei confronti del patrimonio che questi beni rappresentano. Ovviamente poi le istituzioni sono anche aperte, lei lo vede continuamente, visite, cittadini in coda. Le istituzioni appartengono ai cittadini, come ha detto Mattarella, siamo tutti la Repubblica, e quindi i cittadini, coloro che svolgono come noi un mandato rappresentativo. Bisogna tutelare la sicurezza delle istituzioni senza dover poi privare i cittadini della fruizione di beni e anche della mobilità. Le sedi istituzionali, come accade qui al Senato, sono nel cuore della zona turistica della città, e quindi non bisogna penalizzare le persone che devono circolare liberamente. E quindi poi il Palazzo del Senato si trova, appunto, come dicevo, su un'arteria fondamentale. Credo che basti avere un po' più di rafforzamento nel controllo senza, come dire, blindare aree intere. Accaddero delle vicende all'epoca delle Torri Gemelle, ci furono delle misure ancora più restrittive, però io penso che si debba abbinare il massimo della sicurezza possibile con la fruibilità dei luoghi e anche la circolazione del turismo, delle persone, del lavoro, del commercio. Senta, io non voglio essere un dietrologo, ma pensa che abbiano scelto il Senato anche per attaccare il Presidente in qualche modo? Ma guarda, non lo so, qua ci fanno minacce a tutti, scritte di varia natura, c'è anche poi una sottovalutazione. Probabilmente potrebbe esserci anche questo. Poi le devo dire che mentre Piazza Montecitorio ha uno spazio antistante, libero e sgombro, un altro tipo di location, qua c'è una strada di transito, probabilmente il Palazzo del Senato era anche più facilmente raggiungibile, perché se uno passeggia con uno zainetto all'improvviso tira fuori un estintore, un qualcosa che getta vernice, è più facile, mentre altri spazi, Palazzo Chigi o altri, hanno degli spazi antistanti più vasti, totalmente pedonalizzati, e quindi, come dire, si nota di più qualcuno che si avvicina con qualche intenzione. Qui lo vede, insomma, no, se lo inquadra, siamo in mezzo al traffico, gli autobus, non è che è molto difficile
fingersi passante, poi uno tira fuori da uno zainetto un attrezzo, quindi è anche un luogo, come dire, più vulnerabile sotto questo profilo. Però gli idioti restano idioti e dimostrano come l'estremismo iperambientalista non tutela l'ambiente, produce inquinamento e poi anche il clima comunque di sottovalutazione delle aggressioni, delle minacce che tanti di noi ricevono, incoraggia gli idioti, e quindi gli idioti hanno anche dei parenti probabilmente. Senta, ci vorrebbe una stretta secondo lei? Per esempio abbiamo visto questi di ultima generazione che si mettono sul raccordo anulare, potrebbero provocare anche una strage. Ma guardi, ci sono delle cose che sembrano banali ma sono molto pericolose, appunto la viabilità, il traffico. Io credo che soprattutto ci vorrebbero sanzioni, e le proporrò in Parlamento, dirette e immediate. Sporchi, pulisci, blocchi il traffico e ripulisci i bordi delle strade. Insomma, si possono, quando ci sono cose, come dire, che non determinano violenza sulle persone, perché poi in altri casi, o in casi di danni permanenti, il codice penale già sanziona. Ma dico, per le cose che sembrano meno gravi, una punizione immediata ed esemplificativa probabilmente è un deterrente maggiore, perché tanto la gente sa, mi fermano, mi portano in questura, documenti, nome, poi se ne parla a un processo tra tanti anni. Quindi una sanzione simbolica immediata forse potrebbe scoraggiare gli idioti. Bene, la ringrazio, grazie al vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri.